Tu non sei niente. Suo padre è Zeus. Quello Zeus, il re degli dei. Sua madre, Alcmene, una donna mortale. Dalla loro unione nacque un bambino, metà uomo, metà dio. Ma per la moglie di Zeus era, quel bastardo era un insulto. Una prova vivente dell'infedeltà del marito. Alcmene chiamò quel bambino Hercules, che significa gloria di Era. Ma questo non fu sufficiente a placare la dea. Era lo voleva morto. Fortunatamente il ragazzo somigliava molto al padre. Divenuto uomo, gli dei gli imposero 12 fatiche, 12 pericolose imprese. Se le avesse completate e lui fosse sopravvissuto, Era avrebbe accettato finalmente di lasciarlo vivere in pace. Uccise l'idra di Lerna. Combatté contro il cinghiale di Erimanto. Ma la sua fatica più grande fu il leone di Nemea. Non era una bestia come le altre. La sua pelle era così dura da non poter essere penetrata da alcuna arma. Ma neppure questo mostro riuscì ad avere la meglio sul figlio di Zeus. Mai sentite tante baggianate? Ho detto solo il vero! Sai che cosa penso? Che questo tuo amico non esiste. Ridete quanto vi pare! Lui sta arrivando! E sai una cosa, Grigia? Lui disprezza i pirati! La Macedonia è stata generosa con noi, ricca di villaggi da poter razziare. Siamo qui e qui resteremo. Uccidetelo. Più ti muovi, più in fretta precipiterai. Certo, la tua flotta è forte, eppure... Ecco, come stavo per spiegarti prima di essere interrotto tanto bruscamente, anche il leone di Nemea era forte. E lui l'ha distrutto. Non con una spada, una lancia o delle frecce. No! L'ho fatto a mani nude. O così dicono. Hercules. Tutti qui i tuoi uomini. Siamo 40! E tu uno. Il re di questa terra mi ha offerto dell'oro per occuparmi di voi. Quindi andatevene o morite. Io verrò pagato in entrambi i casi. Voglio vederlo sanguinare. Cinque uomini con un colpo solo. Credi ancora di poter affrontare il figlio di Zeus?